Buongiorno bambini. Prima di studiare la regione collinare a pagina 158 e 159 del nostro sussidiario Terramare, voglio ricordarvi come sono nate le colline, che programma dell'anno scorso. Le colline hanno avuto origine dall'azione dell'erosione del vento, della pioggia o da ghiacciai o da vulcani, ma anche dalla spinta della crosta terrestre. Quattro sono le tipologie di colline. Vediamo che le colline che sono nate perché i ghiacciai hanno spinto a valle dalle cime delle montagne mucchi di pietre, terra e altri materiali che si chiamano morene, sono chiamate colline moreniche, proprio da questa parola. Altre si chiamano colline strutturali perché si sono formate da antiche montagne, le cui cime sono state erose in milioni di anni dall'azione del vento, della pioggia e del gelo, come possiamo vedere benissimo in questa immagine. Le colline vulcaniche sono dei rilievi che si sono formati con la lava, con la cenere, con i lapilli, che antichi vulcani, poi spenti, hanno eruttato. Le colline di sollevamento o colline tettoniche sono quelle colline generate dalla spinta della crosta terrestre che ha sollevato verso l'alto o pianure o fondali marini. Bene, adesso proseguiamo con il nostro studio e continuiamo sul nostro sussidiario e vediamo dove si trovano in Italia queste tipologie di colline. A pagina 158 possiamo vedere che il territorio italiano è occupato quasi per la metà da colline e quindi sono dei rilievi di modeste dimensioni, hanno un'altezza compresa fra i 300 e i 600 metri circa di altitudine sul livello del mare. Sulla cartina geografica di pagina 158 in alto a sinistra vediamo che il colore delle montagne è marrone, così come vediamo nella leggenda posta in alto su questa cartina piccola, e invece il colore delle colline è giallo. Quindi vediamo che le colline si trovano principalmente ai piedi delle Alpi, vedete bene sotto le Alpi, e lungo i due versanti dell'Appennino, sia a destra e sia a sinistra. Con il prezioso aiuto di questa mappa concettuale puoi ricordare benissimo come hanno avuto origine le colline. Vediamo, la prima freccia ci porta alle colline moreniche che si sono formate in seguito al depositarsi di materiali trasportati dalle acque, dal vento e dai ghiacciai. La seconda freccia ci dice che le colline strutturali sono antiche montagne erose, cioè consumate. La terza freccia dice che alcune colline si chiamano vulcaniche perché sono resti di antichi vulcani spenti. La quarta freccia ci dice che le colline tettoniche o di sollevamento si sono formate in seguito al sollevamento del fondale marino o di alcune pianure. Quindi proseguiamo il nostro studio bambini sempre con il nostro sussidiario a pagina 158. Andiamo ad esaminare le colline moreniche, come le colline della Brianza o quelle del Canavese in Piemonte. Consultiamo l'enciclopedia Treccani e vediamo che la parola morena è un sostantivo femminile che significa mucchio di sassi. Andiamo a vedere la definizione specifica della geografia. In geografia fisica, accumulo di materiali rocciosi e terrosi, trasportato se morena mobile o depositata se morena deposta, da un ghiacciaio. Sappiamo che nell'era quaternaria, l'era che noi stiamo vivendo oggi, e che è iniziata 3 milioni di anni fa, è stata caratterizzata anche da tante glaciazioni. L'ultima glaciazione risale a 11.000 anni fa, quando i ghiacciai ricoprivano gran parte dell'Italia e dell'Europa.
che anche se apparentemente immobile, il ghiacciaio è un vero fiume di ghiaccio in movimento che scivola verso il fondovalle ad un'intensità impressionante. Il ghiacciaio quindi diventa come un'enorme ruspa che esercita un'azione erosiva e di trasporto. Quindi, sgretolando le montagne, i detriti che si formano e insieme a quelli del fondo su cui si muove il ghiacciaio formano il materiale morenico. E il ghiacciaio, muovendosi, abbandona questo materiale morenico lungo i fianchi e al fronte del ghiacciaio, per cui si formano le moreni laterali e le morene frontali. Per cui vediamo che le colline moreniche sono quelle che si sono formate per l'azione di antichi ghiacciai. In milioni di anni, durante le epoche della glaciazione, i ghiacciai si spandevano verso il basso, portavano con sé grandi quantità di rocce e di altri materiali e quando le temperature aumentavano e i ghiacciai si ritiravano, lasciavano questa grande quantità di detriti che a loro volta si sono ricoperte di vegetazione e quindi hanno dato origine alle colline moreniche. Poi ci sono le colline di origine strutturale. Le colline strutturali sono i resti di antiche montagne che sono state erose e consumate dai fenomeni atmosferici come la pioggia, il vento e il gelo in milioni di anni. Quindi le colline strutturali sono ciò che resta di antiche montagne. Infatti, le colline strutturali hanno le cime arrotondate e i loro paesaggi sono molto dolci. E sono di questo tipo le colline del Chianti in Toscana. Esaminiamo adesso le colline tettoniche, che hanno un'origine molto antica, si sono formate in milioni di anni anche loro. Le colline tettoniche sono depositi di detriti che si sono accumulati in tutti questi anni sul fondo marino e quando la lava spingeva verso l'alto il fondo marino, esso si è piegato e si è sollevato e quindi si sono formate le colline tettoniche. Sono di tipo tettonico il Monferrato e le Langhe in Piemonte e le Murge nell'Italia meridionale, precisamente Puglia e Basilicata. Esaminiamo adesso le colline vulcaniche. Le colline vulcaniche possono nascere per due motivi. Il magma che preme sotto la crosta terrestre non ha la forza sufficiente per fuoriuscire e così la deforma e la solleva. Oppure sono semplicemente vulcani spenti modellati dall'erosione. Quindi le colline vulcaniche sono antichissimi vulcani spenti da migliaia di anni, i cui crateri si sono riempiti di terra e detriti di varia natura. Hanno questa origine i colli euganei e i colli berici. Una volta si chiamavano Monti Berici, ora questa dicitura non è usata più, che si trovano nel nord dell'Italia. Nell'Italia centrale troviamo le colline metallifere e troviamo i colli albani.